La presenza italiana a Toronto ha un significato particolare. È un'immigrazione che ha lasciato il segno non solo, come si suol dire, nell'edilizia, nel fatto che molti italiani hanno lavorato fino all'inizio nel erigere, nel costruire questa città. È una città che parla italiano, una città che ha cibo italiano, la direttrice del Tafel Music è italiana, negli ospedali e in alcuni ambiti scientifici gli italiani eccellono, cioè direi che a questo punto è una città dove l'Italia parla ogni giorno, dove l'Italia ha una voce. No, ma abbiamo scelto dei personaggi che fossero rappresentativi di alcune, naturalmente non di tutte le facce del nostro paese, che è un paese di cultura, di arte, di storia, ma anche di tecnologia, di scienza. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere con noi degli italiani che hanno fatto della loro storia un successo, perché anche gli italiani che sono qui in Canada ne siano orgogliosi. Oh, today's event is really a well thought out event that we have some great speakers, great entrepreneurs, great successful people from Italy that are sharing their stories, and really there's a connection to Canada because we learn from it as well. So I think it's a job well done by the Italian Chamber of Commerce of Ontario, and you know, it's been well received in the community, and there's proven by the amount of people that are here today. We're showcasing the modern Italy, the Italy that the world loves, the rich foods, the manufacturing sector, the sciences, the photography, the fashion, the Italy, the real Italy to me, the Italy that is showcased every day, day in, day out throughout the world. And that's what we're seeing. We are seeing the best of Italy on display here in downtown Toronto. Più di 400 persone sono qui oggi. And just look at the turnout. It talks to the importance of Italy in Canada. It talks to the importance of continuing to strengthen the relationship, which we are doing with CETA. With the new youth mobility agreement, we are moving forward on strengthening our relationship with Italy. I'm proud to represent a riding which has the most Italian Canadians all of Canada, and I'm very proud of the contributions that Italian Canadians or Canadians of Italian heritage have made to this country. And today only reinforces the legame between Canada and Italy, and very proud. I want to thank the organizers of this. It's a great day. È stata una giornata molto, una mattinata di grande ispirazione, e penso che il messaggio sia che l'Italia è un paese con ancora un sacco di energie e ancora la voglia di condividerle in un modo molto positivo con il resto del mondo e soprattutto con questo straordinario paese che è il Canada. Le relazioni tra Italia e Canada sono tradizionalmente molto buone, però far conoscere i canadesi, o meglio aggiornare i nostri amici canadesi sullo sviluppo, sull'evoluzione del nostro paese, credo sia una cosa necessaria e giusta. Questo forse è un modo, ce ne sono naturalmente molti altri, ma anche per le nuove generazioni di italo-canadesi, sapere che il paese di origine dei loro antenati, o anche forse di alcuni di loro, è un paese attivo che non li dimentica e cerca, insomma, di seguirli sempre. Io penso che noi italiani abbiamo un sacco da imparare qua, soprattutto per le nuove generazioni. Questo è un paese che accoglie 250 etnie diverse, è la multicultura. Infatti noi abbiamo dedicato Italy di Toronto alla multiculturalità. Well, if I would be 20 years old, I would come and live in Canada. So I tell them that this is a place of the future. It's a future country. Il Canada è il paese del futuro. Con Toronto ho un legame particolare perché è una città dove ero arrivato nel 1978 e poi ho fatto conoscenza, ho avuto degli amici, ricordo nel mondo anche della ristorazione Marco Prevedello, che era nella ristorazione, che aveva aperto questo ristorante Il Centro, che era già una prima diffusione di cultura del cibo italiano. Adesso Italy, che apre Farinetti, è un'altra evoluzione e un'altra diffusione di cultura italiana. Noi non abbiamo grandi volumi, penso che godiamo di una stima presso Liquor Control Board, abbiamo la presenza dei nostri vini nei vintages, non abbiamo quantità per essere listati, ma avvertiamo questo senso di stima che hanno per i nostri vini, che hanno per i vini del Piemonte, in generale per i vini italiani che sono cresciuti. Guardo a questo paese
ma anche con molto interesse per quanto riguarda la produzione vinicola. Qui anche nell'Ontario, come in British Columbia, piccole cantine che producono fior di vini. Il Quebec ha anche cresciuto molto nella produzione anche di prodotti di qualità alimentare, formaggi, c'è un grande fermento, il paese è in grande crescita, avrà un grande futuro il Canada. Beh, l'idea è proprio quella appunto di presentare con Itaca un'Italia diversa perché i canadesi vadano in Italia, non soltanto a livello turistico, ma vadano a vedere, vadano a scoprire, vadano a fare business, a investire. C'è una grande relazione tra le due nazioni, ma nessuna relazione arriva mai a un vero e proprio stadio di maturità. È sempre una relazione in divenire e deve continuare a crescere, soprattutto oggi a favore dell'Italia, perché l'Italia dà moltissimo al Canada. Il Canada può dare di più, non c'è dubbio.